Quello fa meglio. Questo è lo sciopero del settore turismo di Confindustria, perché nelle scorse settimane abbiamo già rinnovato i contratti del turismo di Confcommercio e Confesercenti. Per questo che l'anomalia oggi rimane l'unico contratto del settore non rinnovato, che è quello di Confindustria, che nella trattativa, a differenza degli altri rinnovi, ci ha chiesto di fare passi indietro della parte normativa, flessibilità e reperibilità. E noi non siamo disponibili ovviamente a far fare ai lavoratori del turismo ulteriori passi indietro, visto che il contratto è uno quello che ha al suo interno una forte precarietà. Ci sarebbe bisogno eventualmente di migliorare le condizioni dei lavoratori, che oggi rappresentano la vera forza del settore. Stiamo lottando per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, ad oggi fermo da oltre 6 anni. Il problema è la posizione di Confindustria che invece di trattare e ridare dignità a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori del comparto, chiede indietro diritti, una posizione che noi non possiamo accettare. Confindustria vorrebbe avere spazio sui contratti a tempo determinato, vorrebbe avere indietro reperibilità, vorrebbe avere flessibilità. Tutto questo facendo un ricatto dal punto di vista salariale, ovvero volendo scambiare diritti per salario. Noi non siamo disponibili a tutto questo. È un settore a prevalenza di lavoro femminile, è un settore a prevalenza di lavoro povero, dove sono tanti contratti a tempo parziale non volontari. Quindi c'è bisogno di lottare per ridare dignità a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori del comparto, c'è bisogno di recuperare tutto il salario che è stato perso in questi anni. Ricordiamoci che veniamo da un periodo in cui l'inflazione ha tolto più di una mensilità di potere d'acquisto alle famiglie. Quindi non possiamo accettare una situazione del genere, abbiamo bisogno di sederci a un tavolo, ma con basi concrete che ridiano dignità a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici.